So già che i miei amici architetti, ingegneri, capocantieri, ma anche certificatori energetici darebbero un rene per questo telefono. Il nuovo CAT S60, qual è la particolarità? Salterei a pippare le caratteristiche tecniche perché la particolarità è questa, ovvero avere una camera termica tecnologia MSX. Veramente interessante perché è tutto in un corpo rugged, quindi molto molto resistente. C'è il tasto SOS, c'è la USB da questa parte, il display è un 4,7 pollici, certificato per cadere da 1,80 m e non rompersi. È 4G LTE, Snapdragon con un processore octa-core, qua ci sono tutte le varie specifiche, ma andiamo a vedere la cosa più interessante di questo telefono, ovvero la termocamera. Cos'è una termocamera? Praticamente una fotocamera che cattura la temperatura. Vedete? Allora, qua abbiamo un piano freddo e se lo inquadro abbiamo un'immagine uniforme. Se metto la mia mano, che è calda, vedete come cambia? E più è blu, più è freddo, più è tendente al giallo, al rosso, più la superficie è calda. Se tolgo la mano, vedete? Sulla superficie rimane la mia impronta, non tanto perché ho la mano unta, ma perché rileva che in queste zone c'è più calore. Possiamo cambiare anche la modalità di visualizzazione della temperatura, vedete, aumentare il contrasto, vederla in bianco e nero, e tra l'altro qua a destra c'è anche il grafico che ci indica i vari colori a che temperature corrispondono. Per esempio posso anche andare a misurarmi la febbre. Ciò detto, è un telefono molto interessante, abbiamo anche la possibilità di avere i classici tre tasti Android, verrà presentato già con Marshmallow quando uscirà sul mercato, vediamo, ha già Marshmallow montato, insomma, veramente, veramente un'idea interessante per chi usa davvero in cantiere, sul campo, una termocamera. Qua abbiamo uno smartphone con la termocamera, comodo anche per condividere all'istante le immagini termiche.